Pasqua e vita nuova, lunedì 11 marzo nella concattedrale di Cagli si è tenuto il quarto quaresimale guidato da Monsignor Giovanni Tonucci. Conclusa al centro pastorale diocesano l'assemblea diocesana. A Cerasa si è tenuto il primo incontro del ciclo i giovedì della salute. La quaresima è il tempo privilegiato per salire, il vescovo Andrea ha incontrato la comunità di Cerasa. Bentrovati a questa edizione del TG Web, il quarto quaresimale che si è tenuto lunedì 11 marzo nella concattedrale di Cagli è stato guidato da Monsignor Giovanni Tonucci. Filo conduttore della riflessione è stata la prima lettera ai Corinti. Nella lettura che abbiamo ascoltato, sottolineato Monsignor Tonucci, San Paolo ci dice che siamo ancora bambini, ma non dobbiamo offenderci di questo, poiché quello che San Paolo ci ricorda è proprio quello che stiamo facendo. Ci prepariamo alla Pasqua e con la Pasqua intendiamo iniziare una vita nuova. Nella notte di Pasqua avremo una luce nuova e un'acqua nuova, segno del battesimo. Questo ci ricorda proprio ciò che San Paolo dice, il senso del nostro immergerci nell'acqua e poi uscire fuori di nuovo. La morte e la risurrezione, nasciamo creature nuove nel Signore. E poi San Paolo continua rimproverando per le divisioni interne, anche se non ci dividiamo c'è sempre la possibilità che ci prendiamo come diversi dagli altri perché abbiamo qualche cosa di particolare. Ciò che invece è veramente importante è ciò che abbiamo nel cuore, ciò che poniamo al centro della nostra fede, ovvero Cristo Signore, che ci ha salvati e continua a salvarci, non i vari piccoli dettagli o le differenze. Vi ricordiamo che l'audio integrale del quaresimale è disponibile su fanodiocesi.it e che il prossimo quaresimale si terrà lunedì 18 marzo, sempre alle ore 21, nella concattedrale di Pergola. Domenica 10 marzo al centro pastorale diocesano si è tenuta l'assemblea diocesana di Quaresima, a cui hanno partecipato circa 200 persone tra laici, presbiteri, diaconi, religiosi, movimenti e associazioni. La parola biblica che ha segnato l'incontro è stata «Senza indugio fecero ritorno». Per la nostra diocesi questa tappa ha segnato il momento del confronto e del discernimento a partire dall'ascolto che in 29 parrocchie della diocesi è stato fatto su 5 macrotemi condivisi con tutte le chiese in Italia. La missione secondo uno stile di prossimità, il linguaggio e la comunicazione, la formazione alla fede e alla vita, la sinodalità e la corresponsabilità e il cambiamento delle strutture. Per quasi 2 ore ogni gruppo, animato da un facilitatore durante l'assemblea, ha provato, dopo la lettura della sintesi delle proposte pervenute dai singoli consigli pastorali parrocchiali, dal mondo associativo e dalle realtà di vita consacrata, a riprendere le tematiche tenendo conto dell'orizzonte diocesano per confrontarsi su proposte concrete da presentare al Vescovo e da inviare alla CEI, così come richiesto dal Comitato per il Cammino Sinodale delle Chiese in Italia. E ci spostiamo ora a Cerasa per parlare dell'importanza dell'utilizzo corretto e consapevole dei farmaci al centro del ciclo di incontri giovedì della salute. Ce ne parla Marco Gasparini. Si è tenuto giovedì 7 marzo al centro sociale di Cerasa il primo incontro della serie I giovedì della salute, organizzati dalle associazioni cerasane ASC Cerasa, Noi Cerasa, Associazione Pensionati e Circolo Acli. Presenti i presidenti delle varie associazioni e l'assessore Stefano Giraldi in rappresentanza dell'amministrazione comunale che ha portato il suo saluto e apprezzamento all'iniziativa. Un ciclo di incontri aperti a tutta la cittadinanza dedicati alla salute, a come mantenerla e recuperarla, in ascolto di esperti del settore. Ad aprire la serie le dottoresse Moira Rosini e Mariangela Coli, farmaciste del paese, che hanno ricordato a tutti che le medicine non sono caramelle e vanno utilizzate con consapevolezza e responsabilità. Non interrompere le terapie a metà, fare attenzione alle scadenze, non prendere i farmaci tutti insieme, predisporre un foglio la sera con le varie medicine per non dimenticarsi di assumerle ed evitare di prenderle due volte. Questi alcuni dei consigli concreti emersi nel confronto. Ogni farmaco resti nella sua scatola, hanno proseguito le farmaciste. Non separatele dall'involucro, sia per la corretta conservazione, sia per ricordarsi che cos'è. Inoltre smaltite le medicine scadute conferendole solo in
farmacia, hanno concluso le dottoresse, e fate attenzione agli acquisti online per la mancanza di una filiera controllata e garantita. I farmaci sono una cosa molto seria, la salute va preservata anche tramite un corretto stile di vita e soprattutto se si hanno patologie è bene fare sport, camminare, fare ginnastica posturale, fare movimento, insomma, insieme ad una dieta corretta, con la dieta tante patologie si tengono sotto controllo e a volte si risolvono. Ogni malattia, hanno concluso le dottoresse, ha il suo decorso e richiede tempo, non si può pretendere il tutto e subito e non è bene sparare con il cannone ad un moscerino facendo l'esempio degli antibiotici utilizzati per un semplice raffreddore. Occorre prudenza e consapevolezza. E rimaniamo sempre a Cerasa per parlare di un appuntamento tanto atteso da tutta la comunità, ovvero la visita del Vescovo Monsignor Andrea Andreozzi. Domenica 10 marzo il Vescovo Monsignor Andrea Andreozzi ha fatto visita alla parrocchia Divino Amore di Cerasa, un appuntamento atteso da tanti e soprattutto dai bambini. Monsignor Andreozzi ha preceduto la Santa Messa delle ore 10 insieme al parroco Don Stefano Maltempi e nell'omelia ha portato il suo saluto ai tanti fedeli, ricordando che ognuno di noi è chiamato a salire con Gesù verso Dio. La Quaresima è il tempo privilegiato per salire, noi tutti siamo opera di Dio che fa di noi un'opera d'arte. Dio ci ha plasmati come creature bellissime, questo implica una chiamata a salire verso di Lui, prima sul Calvario per donarsi totalmente agli altri e poi verso la Pasqua. In Gesù Dio ha amato il mondo, ha concluso il Vescovo, con i suoi limiti, i suoi problemi, le sue tragedie e nonostante tutto ci ha donato il suo Figlio perché l'umanità sia salvata. A conclusione della solenne celebrazione eucaristica, i bambini di catechismo hanno donato al Vescovo un piccolo libro realizzato da loro, fatto di pensieri, domande e disegni, un gesto semplice e commovente che ha toccato il cuore di tutti. Per oggi è tutto, vi ricordiamo che è possibile seguire le nostre edizioni su fanodiocesi.it, fanodiocesitv.it e sulle nostre pagine social. Grazie per essere stati anche oggi con noi e arrivederci!